Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Allora, come vi avevo anticipato con Alberto domenica nell'ultimo video che abbiamo fatto, da oggi parte una mia rubrica che è quella dei pronostici. Allora, i campionati sono cominciati praticamente tutti, chi da un paio di giornate, chi da tre, chi come la Serie B, la Serie A da una. Quindi cominciare a fare dei pronostici è un po' difficile, in quanto sarebbe meglio aspettare altre 3-4 giornate, quando il quadro, diciamo, delle squadre è ben delineato, quando il mercato è ancora chiuso, perché infatti col mercato aperto, giocatori che vanno e vengono, ci sono ancora squadre in costruzione, quindi è difficile anche poter dire quanto sia forte una squadra quanto potenziale ne abbia un'altra. Quindi cerchiamo di fare le cose per quello che abbiamo visto in queste prime giornate. Allora, dando un'occhiata così in giro ai campionati europei, ci sono squadre che hanno steccato le prime. Una di queste è il Paris Saint-Germain e un'altra è il Chelsea. Allora, io qua ho preparato tre giocate per voi, per chi volesse appunto approfittare di questa cosa e seguire i miei consigli. Ah, comunque invito tutti, per chi non avesse visto il video precedente, andarselo a rivedere per chi fosse interessato. Infatti lì spiego un po' tutto qual è l'iter di questa cosa che faccio, così capite un po', insomma. Allora, le giocate che ho preparato sono queste. Allora, la prima, spero che si veda, Juventus Bologna 1, Fiorentina Lecce over 1,5 e Milan Torino 1. Allora, io la Juve e il Milan li vedo nettamente favoriti su Bologna Torino. Il Torino in avanti manca, secondo me, non ha un puntero. Una squadra che io credo farà pochi gol quest'anno. Poi ripeto, il mercato è aperto, quindi potrebbe arrivare qualcuno, sicuramente un rinforzo lo prenderanno, ma ad oggi il Torino col Milan lo vedo molto sfavorito, soprattutto per quello che ha fatto vedere il Milan la prima partita. Stessa cosa il Bologna con la Juve. Il Bologna visto col Milan obiettivamente è stato poca cosa, e invece la Juve mi ha fatto una buona impressione. Sì, sono un po' di parte, però sono onesto, ecco, diciamo. Quando c'era da criticare, criticavo, e invece la prima partita mi è piaciuta, soprattutto il primo tempo. E Fiorentina Lecce invece sono due squadre che giocano al calcio, creano tante occasioni. Abbiamo visto come Lecce ha ribaltato la partita con la Lazio in 5 minuti domenica, e la Fiorentina esprime un bel calcio. Quindi qui l'over 1,5 lo vedo abbastanza sicuro. Come seconda giocata, Chelsea-Luton 1. Il Chelsea è ancora secco di vittorie dopo due partite, cercherà sicuramente di portarsi a casa i 3 punti con Luton. Lazio-Genoa gol. Ecco, il Genoa negli anni passati era una squadra che segnava pochi gol, però quest'anno con Retegui, Messias e Malinowski la vedo insomma attrezzata per poter far bene. Prima partita steccato contro una buona Fiorentina. La Lazio invece l'ho vista abbastanza barcollante in difesa, quindi gol qui ci sta tutto. Siviglia-Girona 1x. Qui ero molto indeciso anche se metto uno secco, però il Girona è iniziato bene queste prime giornate, quindi per star sul sicuro un 1x direi che ci può stare. Terza e ultima giornata della settimana, ho ripetuto la Juventus. La Juventus, come dicevo, la vedo molto favorita sul Bologna, molto. Villarreal-Barça, ecco, questa è una bella partita dove però vedo leggermente favorito il Barcellona. Però per stare sul sicuro, anche qui ho messo una doppia, X2. Mentre per ultimo, Paris Saint-Germain-Lens. Ecco, il Paris, anche lui viene da due pareggi, e quindi penso che contro il Lens non si possa far scappare la possibilità di fare la prima vittoria in campionato, altrimenti le lunghezze da colmare sarebbero già 6 potenzialmente. Quindi Paris, che con il reintegro anche in rosa di Mbappé,
deve assolutamente cercare di fare i 3 punti. Ecco, allora, queste qui sono le prime 3 giocate che vi consiglio in questo fine settimana. Io spero di essere un buon oracolo, diciamo, in questi casi. Spero di almeno prenderne un paio e vediamo poi, tiriamo le somme domenica sera, magari nei commenti. Potete dire la vostra, potete mettere anche voi i vostri pronostici e poi ci confronteremo nei prossimi video. Niente, ragazzi, allora io per ora vi saluto e niente, ci sentiamo prossimamente con altri video e per questa nuova rubrica che spero che vi piaccia. Un saluto a tutti dal Delo. Ciao ragazzi.